dietro alla Daniela. Sindaco, un altro grave incidente nello stesso punto in cui la settimana passata c'è stato un incidente mortale. I cittadini chiedono maggiore attenzione, insomma, o comunque un intervento da parte dell'amministrazione. Allora, mi risulta che l'incidente si sia verificato in via Fiorentina in un tratto rettilineo, perché una macchina ha sorpassato un pullman in sosta e si è scontrata frontalmente con una macchina che proveniva in senso contrario. Vede, questo è un incidente che è dovuto al mancato rispetto delle regole basilari di guida. I pullman fermi non si sorpassano, perché ti può attraversare un bambino, una persona che è scesa, una persona che stava attraversando la strada, perché non si vede sostanzialmente. E soprattutto non si sorpassano quando arriva macchine dall'altra parte. Non conosco la dinamica dell'altro incidente, mi informerò, e se ci saranno condizioni di viabilità che creano difficoltà oggettive, non mi risulta, ripeto, per contratto di strada rettilineo, comunque mi informerò, provvederò senz'altro. La vicinanza magari della fermata dell'autobus al passaggio pedonale, loro dicono insomma è una concomitanza un po' pericolosa. Sì, ripeto, gli autobus è proibito per legge sorpassarli dal codice della strada. Comunque mi informerò, ne discuterò con l'ufficio traffico, e se ci sono condizioni di pericolosità certamente le elimineremo. Grazie.